Buongiorno a tutti e a tutte, bentrovati e bentrovate. Io sono il dottor Luca Capiluppi del Centro Studi Pluriversum ed oggi sono qui per accompagnarvi nel percorso di orientamento studiare e formarsi in Toscana. Scegli la strada giusta per te. Stiamo parlando di un percorso a più tappe attraverso laboratori e video ricchi di informazione e di spunti che vi renderanno più preparati e consapevoli nell'affrontare al meglio la scelta della scuola secondaria di secondo grado, quella che più semplicemente chiamiamo scuola superiore. Qui alla mia destra potete vedere il titolo del video di oggi. Che dite? Siamo pronti per partire? E allora partiamo! A volte siamo chiamati ad essere grandi ancora prima di essere veramente grandi. Questa è la storia di Resto a casa e di come il suo obiettivo di vita sia nato, abbia rischiato di naufragare e di come si è rinato in modo inatteso, quando nessuno sembrava crederci più. Resto a casa è il più grande di una famiglia numerosa. Solo la madre lavora perché i fratellini vanno a scuola e il padre non c'è. Resto a casa ha un buon rapporto con la scuola, niente d'eccezionale, intendiamoci, niente voti stratosferici, niente superdoti. Un bambino curioso, attivo, a cui piace giocare più che studiare, ma che di fronte ai libri trova sempre un modo per cavarsela. E infatti Resto a casa se la cava, tranquillamente, per tutti gli anni delle elementari e delle medie. Uno studio autonomo. La mamma non può seguirlo nei compiti e lui deve cavarsela da solo e lo fa con tanta dignità e con un'indipendenza che diventa una vera e propria competenza. A scuola maestre e poi professori lo indicano a tutti come un esempio, non tanto nei voti ma nella sua capacità di organizzarsi nello studio, sia a casa che a scuola. Resto a casa passa i pomeriggi a fare i compiti, a dare un occhio ai fratellini e a vedersi con gli amici. Niente sport, non perché non gli piaccia, ma perché non c'è il tempo, ma soprattutto non ci sono i soldi. Però qualcosa di sportivo sembra crescere in lui, nel modo di organizzare sempre giochi in giardino alle elementari, giochi competitivi ma allo stesso tempo stimolanti e coinvolgenti, e poi nelle attività di educazione fisica alle medie. Sempre tra i primi, sempre in sfida con tutti, una sfida leale, un agonismo sincero. Resto a casa non ama uno sport in particolare, gli piace il movimento, gli piace mettere alla prova il proprio corpo dal punto di vista atletico, correre, saltare, lottare ed arrampicarsi, molto arrampicarsi. Arriva il momento della scelta della scuola superiore e Resto a casa non ha veramente idea. Le scuole le vede un po' da fuori, la mamma non ha tempo di accompagnarlo agli open day. I percorsi sembrano tutti belli, ma in certi momenti anche tutti uguali. Riesce a visitare solo una scuola, quella più vicina. Ci va con un amico e con la mamma dell'amico. È un liceo scientifico. L'opzione è quella delle scienze applicate. Le materie sembrano quelle della scuola media. La cosa sulla carta gli può piacere e decide di non indagare di più, di iscriversi e di non pensarci troppo. È settembre, si comincia e la scuola superiore si fa sentire da subito. Il liceo scientifico non è proprio come la scuola media. Sì, le materie sono praticamente le stesse, ma l'intensità è diversa. Resto a casa passa pomeriggi interi a studiare. I fratellini crescono ed hanno anche bisogno di una mano in più nei compiti e anche nella gestione in casa. Per Resto a casa i ritmi si fanno pesanti ed i voti ne risentono. Arriva giugno e se la cava senza materie, ma con una fatica che lo lascia veramente sfinito. E l'estate che lo attende non è quella di tutti i compagni. Ci sono i fratellini a cui badare tutto il giorno, tutti i giorni. Il tempo dello svago? Praticamente inesistente. Quando la scuola riprende, a settembre, Resto a casa sente che lo studio si fa sempre più intenso, sempre più faticoso. A giugno, ancora promosso senza debiti. Una fortuna? Per molti sì. Per lui, la certezza di potersi così occupare dei fratellini a tempo pieno. Fino a settembre. L'inizio della terza è la svolta. Sono le prime settimane di scuola quando la mamma torna a casa in lacrime. Non c'è più lavoro e nel giro di un mese saranno senza stipendio. Comincia una ricerca frenetica di una nuova occupazione e nel timore di non avere i soldi per andare avanti, la mamma accetta qualsiasi tipo di lavoro con orari impossibili. Esce di casa che è ancora buio e torna che i bambini sono già a letto. Ad occuparsi di tutto, dalla mattina alla sera, c'è lui, Resto a casa.
Cucina, fa la spesa, prepara i fratellini per la scuola, li aiuta per i compiti, sbriga tutte le faccende di casa. Un lavoro a tempo pieno per la sua famiglia. Non rimane spazio per altro, nemmeno per la scuola, che nel giro di poche settimane si fa sentire con voti catastrofici. La decisione non si fa attendere. Resto a casa, lascia gli studi e si dedica interamente alla cura della famiglia. Un aiuto che salva la situazione fino al momento in cui la mamma, per fortuna, trova un nuovo lavoro, stabile, con orari e stipendio dignitosi. A quel punto resto a casa potrebbe tornare a scuola, ma è troppo tardi ormai. L'anno è perso. Si rimanda tutto a settembre. Ed è in quel momento, di fronte al pensiero di tornare a studiare, che sente che qualcosa si è rotto. Sente di non avere più una spinta, un motivo per rimettersi sui libri. Non c'è più un sogno, un futuro da raggiungere attraverso lo studio. Nella testa di resto a casa si fa spazio l'idea di abbandonare definitivamente la scuola e di mettersi a lavorare. Un giorno di luglio, resto a casa si reca al centro per l'impiego della sua città. L'ufficio frequentato da chi è in cerca di lavoro. Racconta la sua storia, la sua decisione, con la paura di sentirsi dire che sta sbagliando tutto, che la scuola sia l'unica via. Non è così, non c'è bisogno che nessuno glielo spieghi. Resto a casa ha il tempo per capirlo da solo. Al centro per l'impiego accolgono la sua richiesta e lo aiutano a cercare un lavoro. Gli bastano 3 settimane per capire che alla sua età, senza esperienza, non ci sono reali opportunità. Nessuno è disposto ad assumerlo. Basta questo per capire che la scuola è l'unica strada per costruirsi un futuro, ma rimane l'idea che riprendere il liceo scientifico sia un'impresa impossibile. Sente di non farcela ad arrivare in fondo. Ne parla con la mamma, ne parla con i consulenti del centro per l'impiego che gli descrivono l'offerta delle scuole superiori, così come non ricordava di averla mai sentita prima, quando era in terza media. Ci sono un sacco di percorsi che non aveva mai conosciuto. E così la soluzione per settembre arriva. La decisione è di tornare a studiare in un nuovo indirizzo, qualcosa che gli dia la possibilità di cominciare a lavorare subito dopo la quinta. In 3 anni, resto a casa, si diploma ad un istituto professionale indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale. L'entusiasmo e la voglia di fare cresce. Raggiungere l'obiettivo del diploma gli fa sentire che tutto è possibile. Secondo i suoi piani, ora che è arrivato il diploma, sarebbe il momento di cercare un lavoro. Ma ci sono anche nuovi scenari all'orizzonte, nuove professioni che ha scoperto e che gli potrebbero interessare, professioni per cui serve una laurea. Ed ora che ha il diploma, perché non puntare ancora più in alto? Resto a casa decide di iscriversi all'università e di intraprendere il percorso per diventare fisioterapista. Studiare e lavorare non è un problema per uno come lui, abituato da sempre ad alternare i libri agli impegni di casa. Resto a casa non fatica ad affrontare gli studi universitari più di quanto abbia sempre faticato in una famiglia che aveva bisogno di lui, bisogno che fosse più maturo e responsabile dell'età che aveva. Oggi resto a casa ha il suo lavoro. È un fisioterapista e sogna di aprire uno studio tutto suo. Ed è soddisfatto. Questa è la storia di Resto a Casa. Vi è piaciuta? Le sue vicende sono quelle di tante altre persone che, come lui, si trovano a dover far fronte alle necessità, a dover sacrificare il proprio futuro in nome di un'emergenza. Ma come avete potuto sentire dalla sua storia, i sogni per il futuro, la voglia di migliorare, di fare un mestiere gratificante per tutta la vita, sono bisogni che, come le braccia sotto la cenere, rimangono vivi e basta un piccolo soffio per riattivarli. Vi invitiamo a cercare altre storie come quelle di Resto a Casa. Spesso sono molto più vicine a noi di quanto pensiamo. Storie di amici, parenti, conoscenti che hanno ritrovato il proprio obiettivo di vita dopo averlo visto allontanarsi. Fatevi raccontare com'è stato dover rinunciare, quali emozioni hanno provato, ma poi fatevi raccontare anche com'è stato sentire riaccendersi quel desiderio e poi riuscire a soddisfarlo. Le storie di successo delle persone sono bellissime e siamo certi che tu stia scrivendo la tua. Per questo vogliamo ricordarti che abbiamo raccontato altre storie, altri video che ti aspettano per farti scoprire quanto gli obiettivi della nostra vita possano sopravvivere alle difficoltà ed attenderci per regalarci immense soddisfazioni. Bene, è giunto il momento di salutarci, ma è solo un arrivederci. Noi ci vediamo al prossimo video.
Ciao a tutti e a tutte. Siete ancora qui? Bene, perché prima di andarvene dovete ricordarvi di fare tre cose importantissime. 1. Andate ad iscrivervi al canale YouTube. 2. Qui sotto, nella descrizione di questo video, trovate il link per accedere ad altro materiale di orientamento utile per il vostro percorso di scelta. 3. Ci sono tanti altri video di approfondimento che vi aspettano. Quali? Ecco qui l'elenco completo. A questo punto non mi rimane che augurarvi buona esplorazione. Arrivederci a tutti e a tutte.